Rientriamo in studio, come promesso, per sentire ancora le voci dei rappresentanti delle associazioni studentesche dell'Ateneo di Perugia. Cambiamo l'ordine dei loro interventi, ricominciamo dal fondo, quindi da Giada Tosti per Rinascita Universitaria, per chiedere secondo lei quali sono le cose più importanti fatte a favore degli studenti in questi mesi e la più importante da fare quanto prima. Allora, inizio dall'ultima parte, la più importante da fare sicuramente è diciamo, ripartire con una più appetibilità dell'università per raccogliere maggiori iscrizioni. Secondo lei come si potrebbe fare? Perché questo è un Sicuramente obiettivo sicuramente, ma come ci si arriva? migliorando la didattica e i servizi offerti dall'università, perché ultimamente i servizi dell'università diciamo che non sono stati il massimo. Anche perché magari gli studenti preferivano andare a studiare su università, diciamo, cioè, nella zona intorno all'università di all'Umbria, piuttosto che venire da noi, come si sa, che è una delle facoltà più Delle università più antiche, certo, antiche, e insomma, delle storiche storiche d'Italia, certo. d'Italia. Quindi in quella direzione, secondo lei, Sì, bisogna lavorare, quello sì. è. La cosa invece più importante che è stata fatta? Rinascita Universitaria, oltre che a essere nei consensi, quindi fare sindacalismo studentesco, in questi mesi ha organizzato anche dei convegni, anche per promuovere la cultura all'interno dell'università, come ad esempio abbiamo avuto ospite Gianni Calessin, il reporter di guerra, che ha scritto il libro sull'Afghanistan. Abbiamo fatto un altro convegno con Claudio Lattanzi, che parlava dei padrini dell'Umbria, di ciò che avviene nella politica locale. E anche con le foibe, facendo intervenire Gianni Oliva. Anche perché noi comunque, essendo anche un'associazione di destra, insomma, ci teniamo a particolari tematiche. A livello di sindacalismo studentesco, all'interno degli Atenei, comunque all'interno dei dipartimenti, sono state presentate delle mozioni, ad esempio come ad economia e scienze politiche, come il riqualificamento della wifi, perché comunque non era stata potenziata, infatti questo è scritto anche sulla carta dei diritti Sì, poi ne che stanno parleremo approvando senz'altro. gli altri miei colleghi. Certo. E anche ad esempio a giurisprudenza sono stati fatti cioè delle mozioni anche per quanto riguardava gli esami e spostarli, soprattutto anche perché erano molto a ridosso, anche delle lezioni anche per mandare a votare i ragazzi, cosa che non avevano magari tenuto presente prima. Ok. Questo per Rinascita Universitaria, Alleanza Universitaria Perugia, la cosa più importante fatta, no, portata a casa in qualche modo in questi mesi, è quella da fare invece. La cosa più importante fatta, se devo stabilire un ordine, penso o iniziare un colloquio diretto tra università e città. Perché? Perché noi qua a Perugia abbiamo un problema, si chiamano parcheggi, abbiamo un gravissimo problema, soprattutto perché ci Guardi, sono. c'è sempre stato, glielo dico, io mi sono laureata nel 96 e già allora c'era la guerra del parcheggio. Ma cioè. Gliel'assicuro, guardi, questa è una cosa atavica, proprio No, no, ma me terribile. ne rendo conto, però mettere la parola fine a una guerra è comunque un obiettivo che a noi ci preme No, beh, tanto, certo, non è che le guerre, perché durano molto, non debbano finire, prima o poi devono finire, cioè noi non ce credo. l'auguriamo anche perché, continuando il discorso, ci sono ben tre dipartimenti solo nella zona centrale di Perugia, tre dipartimenti dove tra ZTL, parcheggi a pagamento e due o tre parcheggi, con un orario che non può superare i 90 minuti, è una cosa molto difficile. Noi siamo riusciti, a iniziare questo colloquio tra il magnifico e spero che anche il sindaco ci dia una mano per far cambiare qualcosa. Questo è un obiettivo che, come anche detto lei, è Quindi la cosa storico. più urgente da fare, secondo lei, Adesso, nell'immediato? nell'immediato che stiamo portando avanti, sì. Poi di cose fatte ce ne stanno tantissime e le più importanti noi siamo nei dipartimenti, viviamo i dipartimenti, noi siamo sempre lì, ci sono molti dipartimenti, ragazzi che anche oggi finendo le lezioni sono a contatto diretto con gli studenti perché quello che noi mettiamo nel programma non è quello che noi inventiamo, è quello che gli studenti ci chiedono. Quindi tutto quello che uno studente
ha bisogno, noi cerchiamo di farlo. Il nostro programma non secondo lei la cosa più importante fatta è la presenza? Sì, sì, perché... Cioè, costituire un punto di riferimento per chi ha bisogno. Assolutamente, sia nell'università sia nei licei, siamo andati anche nei licei, perché bisogna informare i ragazzi, certo. Perché prima e dopo sono cose cruciali, prima per l'informazione, dopo per inserirli nel mondo del lavoro, con questi tirocini fatti o non fatti. Quindi assolutamente contatto con i docenti, contatto con gli studenti siamo noi, quindi assolutamente. Assolutamente sì, insomma agite per la vostra stessa categoria. Sì, no? Sì. Quindi. Tiziano Scricciolo, la cosa più importante fatta, quella invece più urgente da fare, che ancora non è stata fatta? Beh, allora diciamo che per quanto ci riguarda c'erano alcuni servizi di cui il nostro Ateneo ha di nuovo fornirsi oppure doveva fornirsi per la prima volta, che per noi erano prioritari. Tant'è vero che in senato accademico, fin dal mio primo senato accademico, abbiamo iniziato a mettere su un tavolo, anche grazie alla collaborazione col delegato per i servizi Rossi, una serie di questioni che vanno a parlare di quello che è la possibilità di un medico per gli studenti fuori sede. Questo era uno dei punti anche giorni. Della campagna elettorale del professor Moriconi, no? Il medico il nostro, di riferimento, infatti, insomma, io me lo ricordo perché in quella serie si ascoltavano. Il professor Moriconi ci teneva particolarmente, sì, perché quando lui si occupava dei servizi degli studenti 10 anni fa c'era questo, sì, servizio, ce l'ha detto. Poi è stato chiuso. E ci ha anche detto che secondo lui era una cosa molto importante per i ragazzi fuori sede. Lo è senz'altro, perché insomma avere un punto di riferimento noi per medico. Cercare di capire quale potesse essere il modello più adatto al nostro Ateneo, siamo andati io e la senatrice Biscarini a cercare vari modelli in giro per Italia. Abbiamo preso Pavia, Trento, Padova, Ancona e Macerata. In tutti questi Atenei c'erano dei diversi modi di collaborazione tra le ASL regionali e l'Ateneo. Alla fine quello che sembrava più adatto alla nostra situazione era quello di Padova e staremo a vedere tra poco. Però diciamo, oltre a questo, le nostre priorità sono state alla seconda seduta del Consiglio degli Studenti portare avanti la battaglia per la Carta dei diritti degli studenti, che fortunatamente è stata accolta dal Consiglio, tant'è vero che è stata creata subito dopo la Commissione. Adesso e poi sentiremo magari Gambelli ce ne parlerà. Il Presidente del Consiglio. Però per noi è stato molto importante, perché noi la Carta dei diritti la portavamo avanti dal 2007 e vederla comunque concretizzarsi per noi è... Luce, diciamo, infinita. E senza dimenticare il lavoro che stiamo facendo per la mensa di medicina, tant'è perché per esempio in senato accademico abbiamo chiesto che venisse data una scaletta di incontri, venisse data una risposta, perché attualmente siamo in una situazione per cui l'ADISU dice noi siamo pronti, aspettiamo l'università ci dica dove, l'università dice noi abbiamo detto dove, che cosa vogliamo fare. Abbiamo chiesto in senato accademico, dopo aver fatto una protesta proprio nel piazzale di medicina, che è stata anche molto partecipata, una scaletta di date entro cui poi il discorso non era più rimandabile, perché adesso che stanno avendo problemi anche con il bar, volevamo evitare di arrivare al prossimo anno accademico con la situazione irrisolta. Ultima cosa su cui mi permetto di dire, perché ci tenevo molto, noi nel riportare i servizi che offrivano altri atenei in giro per l'Italia, ci tenevamo, e questa era la nostra battaglia storica da decenni, a far rivalutare tutto quello che era il concetto di aula studio, perché noi avevamo tanti problemi per le biblioteche, siamo venuti qua a parlare di quelli che erano i problemi relativi agli orari delle biblioteche, certo. Perché? Perché non avevamo delle aule studio adatte, con i riscaldamenti, con la wireless, che permettessero agli studenti, magari che vivono anche con 2 o 3 coinquilini, di poter studiare anche la sera o magari certo. Noi in senato accademico abbiamo portato un modello che c'era a Pavia e che c'è anche ad Ancona, per cui le aule studio possono diventare gestite dagli studenti con un contratto simile a quello delle 150 ore. Ovviamente non verranno retribuite le ore di servizio, però verrà dato un credito formativo ogni 13 ore. Quindi se tutto va bene, oltre a fare un corso gratuito di pronto intervento e soccorso. Quindi se tutto va bene, da settembre l'Università di Perugia potrà offrire un medico, delle aule studio aperte il weekend fino a mezzanotte e tutta un'altra serie di incentivi che sono garantiti grazie alla Carta dei diritti degli studenti, che di sicuro anche a livello di iscrizioni andranno a incidere su quella che è la faccia con cui si presenta il nostro Ateneo. Ma certo, questo mi sembra senz'altro vero, indipendentemente da ogni altra valutazione, è senz'altro così. Poi sono battaglie antiche, no? Quindi sulle quali se si iniziano a vedere dei risultati, credo che tutto l'Ateneo non possa che... È il discorso che facciamo prima, se prima ci ridevano in faccia ad alcune proposte, adesso invece vengono accolte e viene riconosciuto un merito. Si ascolta, insomma, sì, si ascolta, sì, si accoglie laddove ciò è possibile, evidentemente. Secondo lei che cosa è stato fatto, che cosa deve essere fatto con urgenza? Che cosa è stato fatto? Allora,
Seguendo il filone della nostra lunga battaglia sulle biblioteche, di certo mi sento di sottolineare il passaggio a cooperativa esterna della gestione della biblioteca di ingegneria. È stato un passaggio fondamentale perché uno dei pochi modi attraverso il quale riusciamo ad ottenere un allargamento degli orari di apertura delle biblioteche è proprio questo, il passaggio a una cooperativa esterna che gestisce la biblioteca. Infatti la biblioteca di ingegneria adesso è aperta dalle 8:30 alle 19:00. Questo è successo a settembre. E per noi è stato un grande traguardo, non ci siamo fermati lì e infatti nella stessa delibera che imponeva questo passaggio di cooperativa c'era anche una, si definiva anche una linea per il passaggio a cooperativa della biblioteca di medicina, per cui stiamo tentando di accelerare il processo attraverso l'azione nei vari organi in cui siamo rappresentanti, CDS, Senato, e muovendoci nel parlare con i responsabili, per cui il delegato e il rettore per il CSB, il direttore del CSB, la coordinatrice del CSB, per cui stiamo intraprendendo questo lavoro e sembra che siamo arrivati quasi ad un punto decisivo. Ci saranno novità, se non entro la fine di quest'anno, nell'anno prossimo di certo. E come seconda cosa invece volevo sottolineare, ero d'accordo con quello che diceva la Giada, ovvero c'è bisogno di rimettere al centro l'Università degli Studi di Perugia affinché possa attrarre degli studenti. Come si fa? È vero, aumentando i servizi per gli studenti, come diceva prima Tiziano, aumentando la qualità della didattica attraverso la valutazione didattica, di cui vi parlerò anche un po' dopo, molto velocemente, ma soprattutto facendo un orientamento particolare. Noi abbiamo promosso un'iniziativa chiamata Universo, nella quale abbiamo fatto un pomeriggio di incontri, e si è svolta così, c'è stato l'incontro principale in Aula Magna, dove hanno partecipato 330 studenti di vari licei umbri, e dopodiché c'è stato un breve rinfresco, dopodiché la presentazione dei dipartimenti attraverso la modalità dei banchetti, quella che noi preferiamo, ovvero gli studenti vengono a parlare direttamente con noi, con i professori dei nostri dipartimenti che avevamo invitato. È stata un'iniziativa stupenda che secondo me va ripetuta, e soprattutto invito l'Università degli Studi di Perugia a potenziare l'orientamento dell'Università degli Studi di Perugia, perché è uno strumento fondamentale. Sì, ma lei sa che in realtà il rettore ci ha puntato da subito, certo, sì, no? Sì, sull'orientamento, sì. Ha nominato con urgenza un suo delegato, esatto. A tal fine uno tra i primissimi forse delegati nominati, che è la professoressa Anna Martellotti, che si è messa esatto. A lavorare con grande entusiasmo su questo argomento, anche in emergenza, perché insomma l'anno scolastico, non dico che stava per terminare, ma giù di lì bisognava dialogare con i ragazzi delle ultime classi dei licei, delle scuole superiori, insomma non era semplice. Io no? Ho partecipato con entusiasmo all'iniziativa della professoressa Martellotti, perché tra l'altro la professoressa del dipartimento di cui io faccio parte. Sì, certo, professoressa di matematica. Poi su quello che dovrà essere, ecco, bisognerà aggiungere un punto sulle biblioteche, bisognerà risolvere non solo le questioni distaccate di ingegneria e medicina, ma anche quelle della centrale, perché certo. La biblioteca è un servizio fondamentale degli studenti, soprattutto quando parliamo. Biblioteche e aule studio, insomma, abbiamo capito che aule sono studio, due argomenti che vi stanno molto a cuore, come è normale che sia, e ovviamente correlati tra loro. Insomma, muovendosi su questa corrente riusciamo forse a ottenere qualcosa di bello. E poi le ultime due cose, cioè valutazione della didattica e mensa medicina. Per quanto riguarda la mensa medicina abbiamo fatto un'interrogazione in commissione di controllo ADISU, dove ci sono state date delle indicazioni, ovvero ci hanno detto ci stiamo muovendo, vi faremo sapere il 15. Di quale mese? Di giugno. Ah, ecco, quindi ancora deve arrivare. Sì, ecco, siamo alle scadenze, per cui adesso stiamo lavorando per stringere. Invece sulla valutazione della didattica, dall'anno prossimo sarà online, tramite la nostra associazione, tramite due rappresentanti che abbiamo al nucleo di valutazione, abbiamo proposto una nuova modalità di valutazione della didattica che permettesse quantomeno allo studente di problema della valutazione, ovvero mi serve o non mi serve. Per cui è un'altra cosa di cui... È importante, uno strumento importante. Che ha faticato tanto a crescere, ad affermarsi, però che ora sta iniziando ad essere considerato uno strumento importante. Per cui stiamo portando questa mozione che abbiamo portato in CDS con questa proposta proprio tecnica e la porteremo il prima possibile in Senato, in commissione didattica e certo. Poi agli organi che dovranno applicarla tecnicamente. Concludo con lei, in realtà lei è il Presidente del Consiglio Studentesco, quindi concludo per sottolineare, no, in qualche maniera anche il ruolo.
ma anche per parlare di questa Carta dei diritti che l'hanno nominata, no, i suoi colleghi delle altre associazioni, mi sembra doveroso parlarne, no? Che cosa è stato fatto, che cosa ancora deve essere fatto per chiudere questo cerchio? Assolutamente. Prima prendo una piccola parte di tempo per descrivere anche quello che è stato fatto dalla mia associazione, diciamo diversificando il ramo didattico da quello dei servizi offerti agli studenti. Dal punto di vista didattico chiaramente ci si muove principalmente nei dipartimenti, noi ci siamo mossi chiaramente nei dipartimenti dove eravamo presenti. In che modo? Anche nel piccolo, perché alla fine le problematiche piccole sono quelle magari più sentite dagli studenti, come può essere un appello messo il giorno X piuttosto che il giorno Y, che preclude la possibilità dello studente o di andare a votare, magari lo studente fuori sede, oppure avere un esame accavallato insieme ad un altro e quindi dover scegliere tra un esame o l'altro. Quindi queste sono tematiche piccole ma di sicuro fondamentali. Ci siamo battuti e tra l'altro abbiamo riportato anche nella Carta dei diritti degli studenti per togliere il saltappello. Saltappello che cosa vuol dire? Nel momento in cui io vado a sostenere un esame, uno scritto, consegno e vengo bocciato, non ho la possibilità di riprovare la volta successiva. Parliamo di esami che a volte sono anche propedeutici per molti altri esami anche nel semestre successivo. Il che è pericoloso per uno studente perché crea un numero di fuoricorso enorme. Fuoricorso significa perdita di tempo e perdita di soldi. Certo. Perché non è questo un motivo giusto, no? Specialmente perché esiste in alcuni singoli casi e non in altri. Quindi questi sono gli interventi a livello didattico. Dopodiché per quanto riguarda servizi agli studenti, come ho specificato prima, quest'anno ci siamo trovati veramente davanti un interlocutore ottimo, il delegato per i servizi agli studenti, quindi in generale l'amministrazione dell'università. Quindi sono già temi ripresi dai ragazzi presenti, abbiamo parlato delle mense, si è parlato della mensa di medicina qua a Perugia e vorrei parlare anche della mensa che dovrà essere predisposta per i ragazzi di ingegneria nel Polo Ternano, perché anche loro necessitano di una mensa che al momento non è presente e anche su questo si sta lavorando. Dopodiché si è parlato dell'aula autogestita, anche questo, tutta la rappresentanza, quindi anche noi ci siamo impegnati per attivarla e anzi nel prossimo consiglio studenti che sarà questo lunedì stileremo un regolamento interno, ovvero il regolamento per l'aula autogestita è già presente e anzi sta passando proprio in questo momento alla commissione statuto e regolamento. Ma dovremo noi come membri del Consiglio Studenti stilare un nostro regolamento interno che ci permetta di organizzarci proprio tra di noi. Vi rendete conto che è una grandissima opportunità, no? Quella delle aule autogestite, che va colta come tale, cioè è un'opportunità che non va fallita in alcun modo, cioè gli studenti devono dare dimostrazione di saperla autogestire l'aula studio, no? Nella migliore delle modalità possibili, cioè fare un figurone, perché l'avete chiesto tante volte, l'avete chiesto per tanto tempo, non vi era mai stato accordato. Se ora, come sembra, vi dovesse essere accordato, è una, no, un'opportunità, insieme a una bella sfida però, che va vinta, no? Necessariamente. Quest'aula l'abbiamo richiesta e adesso ci è stata appunto data e quindi abbiamo sulle nostre spalle una grandissima responsabilità. Si verificherà come sarà andata, quindi sarà importante che sia andata... splendidamente, insomma, nel migliore dei modi. Ci è stato proprio chiesto, ora dateci prova della vostra maturità. E io sinceramente sono ottimista perché, come ho detto quest'anno abbiamo costruito un buon clima, un clima di collaborazione. Di conseguenza penso che in virtù di tutto ciò riusciremo a svolgere un buon lavoro anche per quest'aula autogestita, perché al momento si parla di un'aula, ma già se ne stanno organizzando delle altre. E parliamo anche qui sia di Perugia sia di Terni. Sarà un argomento rispetto al quale necessariamente saremo a seguire ovviamente l'evoluzione dell'attuazione della proposta e come sarà andata cammin facendo, che è poi la cosa alla fine più importante oltre al passaggio iniziale. La Carta dei diritti degli studenti. Guardi, altri due servizi e dopo parlo della carta. Sì. Perché volevo parlare del CUS, il centro sportivo. Sì, quello pure è un punto importante, anche noi ne parleremo a breve in una sessione ad hoc, perché credo che l'argomento lo meriti. Beh, è stato rinnovato, chiaramente non è gratuito, ma i prezzi sono ridotti, fortemente scontati per gli studenti. È un servizio messo a nostra disposizione dall'università fin da subito e tra l'altro si sta lavorando anche per realizzare un impianto di questo tipo nel Polo Ternano. Chiaramente non ci sono le strutture come sono qua a Perugia, ma si sta già prendendo contatto con vari enti, anche privati, per avere addirittura degli ingressi gratuiti in vari centri sportivi. Dopodiché un ultimo servizio, sempre ad esempio parlando della carta Io Studio, una carta che c'era stata data al liceo che tuttora vale mi sembra,
si sta creando anche oggi una carta per gli studenti universitari che permette di avere uno sconto anche piccolo, ma non così piccolo, parliamo di un 15-20% per i vari locali e pub del centro perugino, che è anche un modo, diciamo, per rivitalizzare il centro. Beh, non solo per il centro, ma anche per dare atto che la vita dello studente è fatta di tante cose, non è fatta anche del momento ricreativo che va sostenuto, ci mancherebbe. Certo. E poi concludo parlando della Carta dei diritti. Carta dei diritti che è stata fortemente voluta, come prima ha accennato Tiziano Scricciolo, e finalmente ci siamo riusciti. Già era stato portato avanti un progetto negli anni precedenti, un progetto che era stato bocciato. Allora quest'anno abbiamo deciso di concerto di riunire una commissione composta da rappresentanti, chiaramente interni al Consiglio Studenti, ma rappresentanti di tutte le associazioni, o meglio dei gruppi più grandi presenti all'interno del Consiglio Studenti. Ci abbiamo lavorato di frequente e con molta concentrazione, siamo riusciti a ottenere un risultato buono. Perché quali siamo sono partiti... i contenuti più importanti che secondo lei dovrà avere questo strumento? Perché al di là del nome, che è molto bello, no? Suona di quasi di carta costituente, però sa, che contenuti dovrà avere secondo lei i più importanti? Beh, senza dubbio diciamo, l'aspetto più importante è l'aspetto didattico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in ogni dipartimento noi abbiamo scritto, in ogni corso di laurea anzi dovrà esserci un numero di appelli uguale per tutti, ovvero non deve succedere che nel corso di laurea A ci sono 5 appelli all'anno per quell'esame, nel corso di laurea B ce ne sono invece 2. Secondo lei parità di trattamento didattico per tutti? Per un motivo molto semplice, indipendentemente da quello che poi è la difficoltà del corso di laurea. Noi dobbiamo avere la possibilità, tutti gli studenti, di avere a disposizione le stesse armi per affrontare appunto lo studio, perché chiaramente se io ho il doppio degli appelli rispetto ad esempio a lui, che cosa succede? Che io ho molte meno possibilità di finire certo, fuori corso. Questo è un discorso di uguaglianza, no? Di parità. Un discorso di uguaglianza, perché chiaramente noi nella Carta dei diritti che cosa abbiamo specificato? Che si parte tutti da uno stesso punto di partenza, tutti dobbiamo essere, chiaramente tutti gli studenti, devono essere messi nelle condizioni di partire dallo stesso punto, dopodiché chiaramente ognuno con le proprie capacità. Il merito farà la differenza a quel punto, almeno esatto. Ci si augura, insomma. Esatto. Che sia, quindi che chiaramente la parte didattica è la parte principale. Questa è la cosa principale, poi velocemente magari un altro paio di aspetti, così riusciamo anche ad affrontare questo argomento, anche se ci torneremo naturalmente. Beh, chiaramente innanzitutto parliamo anche di eliminare in qualsiasi modo distinzioni o anche impedimenti a persone ad esempio che presentano invalidità. Che cosa vuol dire? Che chiaramente ogni corso di laurea deve avere delle strutture tali che persone disagiate possano comunque sostenere gli studi, perché anche questo tra l'altro è chiaramente un diritto che deve essere garantito a chiunque. Sembrerebbe anche scontato, ma magari scontato non è. Scontato non è vedendo le strutture purtroppo, certo. Perché ci sono delle strutture, alcune addirittura fatiscenti, altre no, ma comunque sia non adatte ad accogliere degli studenti che invece magari vorrebbero proprio frequentare quel corso, certo. Ma non possono per impedimenti vari. Quindi anche questo è un punto importante. Dopodiché abbiamo parlato della rappresentanza, abbiamo parlato anche degli studenti lavoratori. Studenti lavoratori che cosa vuol dire? Che chiaramente uno studente che ha un lavoro avrà un minor tempo da dedicare agli studi e per questo non si deve chiaramente facilitare il percorso no, di certo. studio a quello studente, questo non lo pensiamo, ma di sicuro si può dare a lui una maggior flessibilità. Perché una maggior flessibilità? Perché chiaramente se io lavoro da quest'ora a quest'ora e gli appelli questo professore me li mette solamente in quella fascia oraria sempre, certo. Io necessito e devo pretendere un appello magari mattutino, pomeriggio. Quali sono i tempi che lei prevede per la stesura definitiva ed approvazione di questa carta? Allora, per quanto riguarda il Consiglio Studenti, la carta è stata approvata. Ecco, l'abbiamo quindi terminata, il primo passaggio è già avvenuto. Il primo passaggio è stato fatto. Già adesso è la Commissione Statuto e Regolamento che la sta valutando, perché chiaramente noi siamo degli studenti, per carità ci siamo presi, abbiamo preso insomma i nostri diciamo, parametri di sicurezza, siamo andati anche da avvocati certo. per farla vedere, per vedere se era corretta sotto ogni punto di vista, abbiamo avuto un esito positivo, l'abbiamo portata, ma rimaniamo comunque studenti, di conseguenza è chiaro che ci sono degli aspetti, magari no, proprio a livello di integrazione certo, con i vari regolamenti uno step che di verifica, di verifica tecnica, diciamo sì. così. Dopodiché a breve ci sarà il prossimo Senato accademico e lì verrà presentata la Carta dei diritti. E si spera che venga approvata,
Ma lei, senatore, che tempi prevede? Noi abbiamo chiesto anche allo scorso senato accademico di qualche giorno fa che quando arriverà la carta in commissione venga data l'attenzione giusta, e in particolare abbiamo anche chiesto ai direttori di dipartimento che fanno parte del Senato di semplicemente non approvarla e basta, ma anche di capire che quella carta, una volta approvata, diventa effettiva e deve essere rispettata nei dipartimenti, anche perché altrimenti... Che non sono parole al vento, ma no, sono norme da rispettare. Anche perché altrimenti noi come sindacato da agosto partiamo con i ricorsi e non c'è problema. Insomma, l'argomento mi pare che torna. L'ultima domanda, perché in realtà con lei ci vediamo per la prima volta dopo la sua elezione, insomma, che è avvenuta circa 6 mesi fa, la cosa più difficile di fare il presidente del Consiglio studentesco? Ma senza dubbio la cosa più difficile è rompere il ghiaccio. E una difficoltà enorme che ho riscontrato... Litigano i suoi colleghi, i consiglieri, litigano? Ogni tanto si litiga, ma è giusto così, altrimenti sarebbe nei noioso. Nei limiti dell'educazione e del rispetto, certo. Un pochino di litigio ci vuole. Però la cosa più difficile è solo rompere il ghiaccio, cioè la fase iniziale. Una cosa, diciamo, una difficoltà enorme che ho riscontrato è quella di... andare a braccetto sia con lo studio sia con questo ruolo, perché chiaramente occupa tante ore a livello quotidiano. Dopodiché è sempre stata mia intenzione seguirlo con serietà, di conseguenza per qualsiasi progetto, mozione che noi portiamo avanti io voglio dedicarci del tempo, nonostante l'iter nel momento in cui viene approvata la mozione è già scritto e parte dagli organi collegiali per terminare nelle varie aree dell'Ateneo specifiche, io comunque mi sento il dovere di seguirla. Continuare a studiare e far seriamente... Sì, parte convocare come presidente del consiglio, presiedere a commissioni, chiaramente al consiglio studenti, alla giunta, perché abbiamo anche, oltre alla commissione sulla carta dei diritti, la commissione sul regolamento del consiglio studenti, perché necessita di essere rinnovato. Quindi chiaramente l'impegno è grande, però la passione c'è. E immagino che si faccia perché ci si crede, no? Quindi si fanno i sacrifici sicuramente, ma con però lo si fa con piacere e con passione, questa mi sembra... L'aspetto più importante, anche perché insomma penso che non ci sia aspetto da fuggire maggiormente che l'indifferenza, no, il menefreghismo, soprattutto quando si inizia a essere davvero futuri cittadini, no, membri della società, insomma voi state studiando per poi, no, accedere ai ruoli che la società vi mette a disposizione. E l'indifferenza, insomma, la si l'indifferenza e il distacco sarebbe lavora. Il peggiore dei mali, insomma, e voi... Vi impegnate nelle associazioni evitando totalmente evidentemente questo, immagino a prezzo anche di qualche sacrificio personale, è chiaro. Io vi ringrazio molto per essere stati con noi, vi saluto velocemente Giada Tosti per Rinascita Universitaria, Daniele Gregori Alleanza Universitaria, Tiziano Scricciolo UDU Sinistra Universitaria, Pietro Aceto Students Office Universitas e il Presidente del Consiglio degli Studenti per Idee in Movimento Alberto Maria Gambelli. Grazie di nuovo a tutti voi, torneremo, è chiaro, ad inizio anno per vedere se le cose che magari devono andare in porto da qui alle vacanze estive sono realmente andate in porto, ce lo auguriamo. Intanto grazie ancora di nuovo. Prima della sigla finale vi proponiamo un servizio per il quale ringraziamo TEF Channel News, il telegiornale di questa emittente, che riguarda l'analisi dei flussi dei voti per le amministrative fatto dal Dipartimento di Economia insieme all'Agenzia Umbra per la Ricerca. Quindi sentirete un po' un'analisi statistica, un'osservazione da tecnici appunto statistici dei dati del voto degli ultimi due turni delle elezioni amministrative a Perugia, ma non solo, insomma in tutta la regione Umbria. Poi la sigla, noi ci troveremo come di consueto giovedì prossimo 21:30 TEF Channel. L'analisi dell'andamento. È l'aumento dell'astensionismo il primo dato che emerge dall'analisi dei flussi elettorali delle europee e amministrative in Umbria. L'indagine è stata condotta dal Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia e dall'Agenzia Umbria Ricerche, utilizzando come sempre la metodologia dell'analisi dei risultati ufficiali, sezione per sezione, a differenza degli exit polls. Dalle politiche dello scorso anno il complesso delle astensioni in senso lato è passato da circa 158.000 a 230.000. Gli altri risultati emersi per le europee sono il successo del PD, il deludente risultato di Forza Italia, ma anche il ridimensionamento del Movimento 5 Stelle che ha perso oltre un terzo del proprio elettorato di un anno fa. Con un successo non previsto del Partito Democratico, che in Umbria ha aumentato, ha aggiunto ai suoi voti, diciamo al suo zoccolo duro, ben 70.000 voti e sono di provenienza da tutte le parti politiche. E devo dire la parte forse meno rilevante l'ha giocata proprio il centrodestra.
Diverso è in Umbria lo scenario che si è andato a delineare per le amministrative e nei successivi ballottaggi che hanno coinvolto ben 9 comuni, compresi i 2 capoluoghi di provincia. Alle amministrative il primo dato eclatante è che allo stesso primo turno la causa, diciamo, che ha portato al ballottaggio è il voto differenziato proprio tra europee e comunali. Sono stati moltissimi gli elettori del centro-sinistra, anche del PD, in misura, in proporzione molto più forte da parte degli alleati della sinistra radicale, che già al primo turno non hanno votato per le liste che sostenevano Boccali, ma altre liste, oppure non hanno votato affatto le comunali.